Allora, buongiorno a tutti, io intanto porto ovviamente i saluti, come dire, dell'apparato ministeriale a tutti quanti voi, in particolare vi saluta Daniele Livon che contrariamente all'abitudine quest'anno non è potuto venire ma sta fuori Italia per un impegno internazionale, quindi vi saluta con grande affetto e cordialità come potete immaginare. Allora io porto appunto i saluti al Ministero ma soprattutto quelli miei personali a questo vostro convegno, questo 12° convegno, saluto il Neo si applica ancora per qualche mese, come sai, la luna di miele in sostanza, al Neo Presidente Nicoletti, un saluto anche molto affettuoso all'ex Presidente Periti, con quale in altre vesti abbiamo condiviso molti percorsi assieme, e un saluto anche agli amici lettori in sala, permettete un grande e cordialissimo e affettuoso saluto a Lida Viganoni, a cui mi lega un'antica amicizia da tempo, insomma, da molto tempo. E un saluto anche ovviamente al presidente dell'ANVUR e alla vicepresidente del CUN che abbiamo appena ascoltato. Dunque, io intanto vi volevo complimentare con voi perché adesso, al di là delle ovvie ermeneutiche del titolo del vostro incontro, e dicendo una cosa all'amica Barbati, le formule che tu citavi prima, la formula di Obama, secondo me sta bene negli Stati Uniti, temo che quando venga trasposta e tradotta in italiano il meno possa essere, come dire, equivocato e si possa dire che si può fare di più con meno e quindi potete immaginare qual è l'ovvia, diciamo, così, prospettiva da MEF che su questi argomenti si può in qualche maniera, vero, così esplicitare. Chi può capire, ha capito. Allora, detto questo, che non è molto lontano dalla realtà, appunto i complimenti per il programma, perché mi sembra un programma molto intenso, Presidente, nel quale vedo da ex Presidente della CRUI, lasciamelo dire, una fruttuosa collaborazione appunto tra l'organismo dei dirigenti e direttori da un canto e quello dei rettori dall'altro, che sono secondo me, come dire, il coniugio perfetto per cercare di dare delle risposte concrete a quelle che sono le tante domande che voi stessi declinate all'interno di questo programma. Io volevo, come dire, entrare subito in un paio di dettagli concreti, perché immagino che la mia presenza qui sia, come dire, anche l'auspicio che io non vi intrattenga su grandi argomenti, ma insomma vi dica qualcosa di molto concreto. Allora, le cose concrete che voglio dire sono queste. Intanto, molto brutalmente, vi do un po' di date, prima dei dati. E le date sono quelle relative alle scadenze che tutti voi ovviamente state attendendo con, immagino, comprensibile impazienza. Noi abbiamo mandato al MEF per il concerto di rito il decreto il costo standard. Sappiamo che il MEF ce lo dovrebbe, come dire, restituire in tempi molto brevi perché ovviamente l'avevamo negoziato in itinere e quindi non dovremmo avere molti problemi. Sapete che il costo standard è una delle premesse necessarie per poi ratificare il decreto ministeriale con l'FFO 2014. Credo che entro, direi, la metà del mese di ottobre queste operazioni dovrebbero concludersi. E in simultanea, e quindi significa anche qui più o meno verso la metà di ottobre, dovremmo anche licenziare il DPCM sulla questione dei punti organico ex articolo 7 del legislativo 49. Sapete che in questo DPCM, lo sapete perché questa cosa è stata già preannunciata dal Ministro con una sua presa di posizione esplicita prima dell'estate, ci sarà una nuova metodologia per la ripartizione dei punti organico, fermo restando, ahinoi, il limite nazionale del turnover al 50%, almeno per quest'anno. E sapete anche che in questa nuova ripartizione, questo nuovo sistema di ripartizione, l'idea concreta è quella di assicurare in ogni caso a tutte le singole università la possibilità di attingere, scusatemi, indipendentemente dalla performance, sui vari indicatori che già conoscete, di attingere a almeno il 30% dei rispettivi turnover. Quindi, diciamo, il plafond è il 30% dei rispettivi turnover. La quota, diciamo, residuale viene poi parametrata ovviamente a seconda della distanza rispetto al famoso 82%.
L'altra cosa che volevo dirvi riguarda, in fondo, un po' di seguito rispetto a quelle che sono state le affermazioni che ho ascoltato, sia di Stefano Fantoni che di Carla Barbati, quelle che possono essere le prospettive, diciamo così, a breve e medio termine, su cui stiamo lavorando come Ministero. Allora, una, la sapete, riguarda il settore della medicina universitaria. Ho letto stamattina con un certo sconcerto un articolo di Corrado Zunino, che è molto esperto di scuola, ma evidentemente non proprio espertissimo di questioni di università, il quale ha scritto un articolo su Repubblica Online in cui diceva che noi avevamo consegnato alla CRUI il nuovo sistema per i test di accesso a medicina. In questa autorevolissima sede sono qui a sconfermare in assoluto questa diciamo affermazione, è del tutto falsa. Quindi mi dispiace che giornali molto seri debbano diffondere queste notizie. Ci stiamo lavorando, questo è vero, ci stiamo lavorando, ma non abbiamo ancora, come dire, perfezionato questo lavoro. Quando l'avremo perfezionato, ovviamente, come sapete, c'è un accordo su questo tavolo tecnico con la conferenza, a quel punto noi presenteremo questo progetto e lo condivideremo immediatamente con tutte le altre istanze, a cominciare ovviamente dal CUN, che è coinvolto, come sapete, da questo punto di vista, ovviamente in prima persona. Vi dicevo, quali sono le prospettive? Beh, nella medicina universitaria già le conoscete, noi stiamo lavorando appunto da un canto a questo avvio di un ragionamento sui test d'accesso, stiamo affrontando i problemi che voi, soprattutto voi, in questa assemblea conoscete molto bene, delle valanghe di ricorsi. Stiamo anche lavorando, confesso qui siamo un po' più in ritardo, sulla vicenda delle scuole di specializzazione in medicina. Sapete che dobbiamo rivedere gli ordinamenti anche per adeguarli al dettato della legge 128. Stiamo guardando con estrema attenzione e anche con una qualche preoccupazione all'iter che sta seguendo in questo momento il DDL Lorenzin e le questioni relative al patto per la salute. Vi posso dare personale assicurazione che questo iter lo stiamo seguendo con preoccupazione, ergo con grande attenzione. Per la serie non vogliamo ripetere le scene a cui abbiamo assistito prima dell'estate, no? Vi ricorderete il famoso articolo 22 del patto per la salute che improvvisamente, no, dava in pasto alla salute quelle che erano responsabilità oggettive e soggettive del sistema universitario, alludo soprattutto ovviamente alle scuole di specializzazione. Ma stiamo guardando anche a medio termine. Guardare a medio termine significa lavorare su quella che può essere una nuova idea di autonomia universitaria, ma questo lo possiamo fare solamente con voi. E quindi è evidente che i risultati di questa vostra assemblea saranno per noi estremamente preziosi. Vi dico subito che nell'idea del nostro ministro la nuova autonomia si deve coniugare strettamente, ma per chi l'ha conosciuta molto da vicino non deve essere una sorpresa, con il gradiente, per così dire, della internazionalizzazione. Ovvero, sì, lavorare sulla nuova autonomia, cioè cercare di vedere come riuscire a svincolare sempre di più le università da quelle che sono i tanti lacci e lacciuoli che si sono stratificati, per così dire, dal 94 in poi sul sistema universitario, e al tempo stesso però cercare di dare un'impronta di forte internazionalizzazione al sistema stesso. E anche su questo il ministro sta pensando a delle idee di natura generale, eventualmente poi da far precipitare, per così dire, all'interno di uno schema di riforma complessivo di questo settore. Tutto questo per dirvi che noi stiamo appunto lavorando a quello che il ministro, nella lettera che vi ha indirizzato, ha chiamato abbastanza ovviamente la buona università. Stiamo anche lavorando appunto alla buona ricerca. Anche su questo vorrei, come dire, sgombrare il terreno da boatos di vario genere, uno dei quali è stamattina sulle 24 ore, vero? Stanno lavorando al dimezzamento degli enti pubblici di ricerca. Veramente no. Non capisco da che cosa si deducono tutte queste. Questa è una buona sede per dire no, non stiamo lavorando al dimezzamento degli enti di ricerca, stiamo lavorando a una razionalizzazione dell'intero comparto della ricerca, perché peraltro, come sapete, tutto questo ci è chiesto dalla famosa lettera, no?
Renzi Madia, punto 16, cos'era, la fine di giugno, prima dell'estate, e quindi stiamo ovviamente pensando a come razionalizzare tematicamente anche il settore delle, appunto degli enti pubblici di ricerca, intendendosi, sia chiaro, per enti pubblici di ricerca non i soli 12 più 2 in dire invalsi del sistema vigilato da Miur, ma tutti gli enti di ricerca, perché se dobbiamo parlare di razionalizzazione sapete benissimo che esistono moltissime sovrapposizioni dal punto di vista progettuale e di azione fra, che so, il CRA no, per le ricerche agrarie da un canto, parlo di una cosa che più o meno conosco, e dall'altro magari appunto ampi istituti all'interno del CNR. Quindi questo per darvi solo un esempio fra i tantissimi, naturalmente. Quindi se, come dire, facciamo essere chiari, se si deve parlare di razionalizzazione, si parla di razionalizzazione di tutti, non solo nostra, perché non è che noi, pur rappresentando il 50% ovviamente degli enti di ricerca, dobbiamo solamente toccare le cose nostre, si toccano e tocca le cose di tutti, questo lo dico con grande franchezza. E all'interno di questo ragionamento stiamo pensando anche a una nuova articolazione della governance di questi enti di ricerca, sono cose che il Ministro ha detto più di una volta, e anche, e questo è un punto molto delicato, raccolgo questo invito che è stato fatto anche dal Presidente Fantoni, stiamo pensando anche a una maggiore osmosi fra il comparto della ricerca e il comparto dell'università. Sapete che con il Ministro Profumo, allora l'ho vista come Presidente della CRUI, è stato promosso, per così dire, un maggiore contatto fra questi due segmenti della ricerca, per così dire, quella appunto universitaria da un canto e quella degli enti di ricerca dall'altro, però secondo me bisogna fare di più e anche meglio, perché ancora oggi sapete benissimo che i meccanismi di mobilità, per così dire, fra questi due segmenti sono abbastanza ancora farraginosi. Ecco, tutto questo per dirvi che insomma stiamo ragionando in una prospettiva di medio termine a quelle che sono alcuni grandi disegni che concernono il mondo dell'università e della ricerca, appunto la buona università e la buona ricerca. Riteniamo anche che in questa fase ci sia bisogno, soprattutto, raccolgo anche qui l'invito di Carla Barbati, di semplificazioni. È troppo ovvio che c'è bisogno di semplificazioni. No, io devo dire, penso sempre alle università come a delle vecchie metafore che usavano alcuni filosofi del linguaggio negli anni 30, appunto delle lingue, no? E cioè delle città costruite in modo abbastanza caotico, con delle periferie e così via. Quindi, come dire, una stratificazione normativa molto disordinata, tra l'altro anche con delle irrazionalità e delle contraddizioni. Quindi è chiaro che una delle cose da fare sarà semplificarlo. Credo che per esempio la vecchia idea, che Carla conosce molto bene, di uno strumento di coordinamento dal punto di vista normativo, un altro termine per dire testo unico, non quindi di, sia chiaro, una nuova legge quadro, ma una forma di semplificazione di quella, della giungla esistente, potrebbe essere un buon passo avanti per lavorare in questo senso. Anche noi stiamo guardando ovviamente con attenzione, è ovvio, all'iter del DDL Madia, siamo un po' preoccupati degli aspetti definitori che tu citavi poc'anzi, però è evidente che in questo caso credo che ci sia il tempo ancora di intervenire. Non mi resta che formularvi tantissimi auguri e guardiamo sempre con grandissima attenzione a quello che è il ruolo tecnico operativo del CODAU e diciamo fin da adesso al Presidente Nicoletti che ovviamente lo disturberemo molte volte su quelle che sono le tematiche che riguardano il sistema universitario. Buon lavoro a tutti.